L'Homo habilis. L'Homo habilis era alto 140-150 cm e pesava tra i 40 e i 50 kg, quindi aveva più o meno la vostra altezza. Il suo cervello era un po' più grande e complesso e aveva una testa più arrotondata, il volto più piccolo, più lungo e stretto, la mascella meno sporgente e i denti più piccoli. L'Homo habilis, per ripararsi, viveva sugli alberi perché ancora non era in grado di costruirsi una dimora, quindi una casa, e si riparava dal freddo perché viveva in mezzo ai rami e alle foglie. Il bisogno di nutrirsi, vediamo che cosa faceva per nutrirsi. Per nutrirsi, l'Homo habilis scendeva dall'albero, dal suo nido e andava in giro. Era un nomade e si spostava per cercare il cibo. Le donne e gli individui più piccoli, cioè i bambini, si dedicavano a raccogliere le bacche e i frutti spontanei che trovavano per terra. Gli adulti invece andavano in cerca di resti di carne, di uova. Scavando il terreno ricavavano le radici e i tuberi commestibili, quindi che si potevano mangiare. L'Homo habilis era dunque un onnivoro, quindi mangiava sia la carne che anche le piante. L'Homo habilis comunicava, viveva in piccoli gruppi e comunicava tra di loro. Non aveva un vero e proprio linguaggio, ma comunicava con i gesti, emettendo quindi gesti e vocio. Poi vediamo perché si chiamava habilis. Habilis vuol dire abile, quindi era capace di fare qualcosa. In particolare era in grado di lavorare, anche se rozzamente, la pietra per costruire strumenti che gli erano utili per la caccia e la difesa. Per cacciare piccole prede e difendersi dall'assalto degli animali, l'uomo habilis lanciava pietre. Per espolpare le prede abbandonate dagli altri animali, aveva imparato a spaccare le pietre per renderle taglienti, quindi lavorava la pietra. Questa pietra lavorata si chiamava chopper. Per cercare radici, l'Homo habilis aveva imparato anche a scavare il terreno con dei bastoni. Era intelligente, infatti, era capace di scegliere tra i materiali disponibili quelli più adatti, capire come costruire uno strumento e immaginare come utilizzare gli strumenti che costruiva. Quindi era intelligente. In quel periodo la Terra era molto diversa da quella che conosciamo noi. La Terra e il mare si contendevano i confini e numerose erano le inondazioni, cioè gli allagamenti provocati dall'avanzamento del mare e della Terra. C'erano ancora eruzioni vulcaniche e terremoti erano molto frequenti e molti territori erano ancora coperti da ghiacciai. Ciao ragazzi, ci vediamo prossimamente. E allora studiatevi, avete visto che c'è. Questa pagina corrisponde a quella del vostro libro, quindi studiate le cose più importanti e vi fate poi il laboratorio di pagina 158, completate quella paginetta.